In Abruzzo una persona su cinque è stata contagiata dal Covid-19. Variante dopo variante, in 2 anni di pandemia abbiamo imparato a familiarizzare con Alfa, Delta e Beta, mentre gli aggettivi indiana, sudafricana e brasiliana hanno perso la magica suggestione che un tempo evocava vacanze esotiche per caricarsi di preoccupazione. L'ultimo pericolo sanitario in tema di mutazioni Covid si chiama ora Omicron 2 e in Abruzzo è già il responsabile del 20-30% dei nuovi contagi, ma la percentuale è destinata a salire, considerata l'alta contagiosità della nuova variante, individuata dal laboratorio di genetica molecolare dell'Università D'Annunzio di Chieti, come ci spiega il direttore Liborio Stuppia. Adesso siamo arrivati velocissimamente tra il 20 e il 30% dei casi di positività, che è abbastanza impressionante perché l'abbiamo trovata la prima volta non più di 5 giorni fa, ma già sta prendendosi il territorio molto molto velocemente. Sappiamo che è più contagioso perché quando vediamo che prende il territorio vuol dire che è più infettivo della variante precedente. Più pericolosa sembrerebbe di no, perché è molto simile come struttura all'Omicron 1, che già si era caratterizzata per essere molto infettiva ma non particolarmente contagiosa. Il problema è sempre quello: non particolarmente aggressiva per chi? Per i non vaccinati, per quelli con 3 dosi, insomma, e che c'è anche molta variabilità nell'ospite, cioè in noi, oltre che nel virus in questo momento. La sensazione è che le Omicron globalmente abbiano una maggiore capacità di infettare anche chi è vaccinato, ma in questi sicuramente con sintomi lievi, mentre invece nelle rianimazioni c'è gente non vaccinata con Omicron, quindi quando c'è una persona non vaccinata Omicron può ancora essere molto pericolosa. Oltre ad Omicron 2, cos'altro c'è in Abruzzo? Per adesso solo Omicron 1 e 2, in giro in Italia c'è la 3 che per il momento non abbiamo trovato, la Delta è completamente sparita e è così come ormai ci siamo abituati, arriva il nuovo ceppo e spazza via tutto quello che c'era prima. La guardia deve rimanere alta perché è vero che andiamo verso la bella stagione e l'abbiamo imparato, andrà tutto meglio, però poi ritorneremo a settembre. L'importante sarà continuare a mantenere i comportamenti corretti che ormai abbiamo imparato, che devono rimanere ancora per tanto tempo, quindi la mascherina al chiuso sicuramente, ma anche all'aperto se c'è una situazione affollata. Non c'è più bisogno che ce le impongano certe cose o ce le spieghino. Siamo diventati grandi, in 2 anni sappiamo cosa dobbiamo e non dobbiamo fare, o diciamo dovremmo saperlo, atteniamoci alle regole di buon senso. Professore, lei è preoccupato per questo continuo rincorrersi di varianti? Ma fa parte della storia naturale dei virus. Sono un po' preoccupato dalla capacità delle ultime di bucare i vaccini. Questo è un po' sorprendente perché c'è tanta gente con 3 dosi che, se però parliamo dell'effetto della vaccinazione di protezione contro la malattia grave, quello rimane ancora un caposaldo indiscutibile. Quindi ci si può reinfettare, ma diciamo la vaccinazione ci protegge dalle forme gravi.